Domenica prossima estate in Irpinia, appuntamento in Piazza Alighieri a Chiusano, nel pomeriggio a Chiusano per parlare di trasparenza e turismo. Per informazione e per partecipare si può chiamare il numero 320 0272502. Francesco Celli, terza tappa, Chiusano e Castelvetere per parlare di trasparenza amministrativa ma anche di turismo in una provincia che punta molto appunto sul turismo. Sì, assolutamente. La terza tappa riguarderà Chiusano di San Domenico e Castelvetere sul Calore. La mattina saremo a Chiusano e affronteremo il tema della trasparenza amministrativa, che è un tema che sembra aleatorio e lontano, ma è un tema che impatta sulla reale nostra esistenza, perché con la trasparenza non sono possibili poi tutte le ruberie e tutte le magagne che avvengono e che condannano questa terra. E quindi partiamo da un esempio positivo, da chi la trasparenza la sta applicando, come l'amministrazione di Chiusano di San Domenico, e indichiamo quello come esempio da poter seguire. Lì visiteremo tutte le bellezze poi sia storiche che naturalistiche, arrivando fino a dove sono le sorgenti, la sorgente Acqualemma e la sorgente di Fontana Vecchia, e poi pranzeremo lì con prodotti tipici. Tutti possono, ci sono ancora dei posti, quindi tutti possono ancora prenotare. Il costo è di soli 10 euro per un pranzo completo. E poi il pomeriggio ci sposteremo a Castelvetere sul Calore, dove insieme all'associazione La Ripa faremo anche lì un tour completo del paese, quindi vedremo le chiese, le fontane, la panoramica che c'è da Castelvetere, dove si vedono 27 altri paesi irpini, e poi incontreremo Agostino Della Catta, che con Irpinia Turismo e col borgo e l'albergo diffuso ha puntato effettivamente tutto sul turismo, facendo una ragione di vita, e quindi è a loro che ci rivolgiamo per capire come questo territorio possa vivere di turismo.